Negli anni 60 la Ford, nelle corse, divenne protagonista del mondiale costruttori riservato alle Gran Turismo. Carroll Shelby, infatti, costruttore della AC Cobra, chiese alla Ford di utilizzare i motori V8 per equipaggiare le sue Gran Turismo, con l'obiettivo di battere le Ferrari GTO, dominatrici della categoria. Nel 1965 la Cobra, con il modello Daytona, si aggiudicò il mondiale Gran Turismo, portando così un prestigioso alloro iridato alla Ford. Ma Henry Ford II, che tentò addirittura di acquisire nel gruppo la Ferrari, non riuscendovi, appoggiò anche il progetto del motore Cosworth in Formula 1 e diede il via alla serie delle Ford GT, tra cui la celebre GT40. Con le GT la casa americana vinse 4 volte la 24 ore di Le Mans e il mondiale marche costruttori nel 1966 e nel 1968.